Sì, grazie Presidente. Ovviamente tutti i capigruppo sottoscrivendo questa mozione evidentemente hanno preso atto di una situazione che qualunque cittadino romano può rilevare girando per la città. È chiaro che la situazione inerente alla diffusione del coronavirus e probabilmente l'eccessivo allarmismo in merito alla situazione italiana rispetto ad altri paesi ha generato una desertificazione delle attività produttive e ricettive. È per questo motivo che noi chiediamo con questa mozione alla Giunta Capitolina, manifestiamo l'urgenza di prevedere agevolazioni dei tributi comunali per le attività produttive e ricettive, attività produttive incluse quelle di cultura e di spettacolo, a causa dell'effetto coronavirus, di valutare di posticipare o la tassa di soggiorno, il versamento, e questo per andare incontro ai flussi di cassa, eventualmente le attività ricettive, e di quantificare l'impatto economico per la concessione di queste eventuali agevolazioni e misure che possono impattare sul bilancio qualora poi si arrivi alla concessione di contributi. Quindi noi in prima istanza chiediamo sicuramente agevolazioni che possono essere appunto la sospensione dei pagamenti per il periodo di crisi profonda che si sta vivendo in questi giorni. Noi abbiamo rilevato come Commissione il grido dell'allarme di tanti singoli operatori e di associazioni quali Fiat Confesercenti, Roma Produttiva e Botteghe Romane, che sicuramente stanno rappresentando una crisi che noi speriamo non porti alla chiusura di ulteriori attività commerciali in un periodo di profonda sofferenza già causato, insomma, da un momento economico non favorevole. Quindi riteniamo, come Presidenza di Commissione, come maggioranza, un dovere quello di cercare di tutelare non solo le attività produttive, ma evidentemente i posti di lavoro che sono dietro queste attività produttive e che costituiscono il tessuto sociale anche della nostra società. Per questo motivo riteniamo veramente importante votare questa mozione e siamo anche contenti che venga condivisa tutta l'Assemblea Capitolina e so che anche la Giunta si sta già muovendo per incontrare le associazioni e trovare tutte le misure utili per scongiurare questa grave crisi. Grazie.